Sì, guarda, sono stanco come se avessi giocato. È stata un'emozione incredibile. Abbiamo fatto una partita monumentale, gestita bene dall'inizio alla fine. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Abbiamo fatto una partita da uomini veri. Sì, Avete riscattato anche poco. io a parte le palle inattive buttate dentro, non ricordo grossi parate di Paroni. Abbiamo difeso bene, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e abbiamo fatto una partita da intella, perché i ragazzi ci hanno messo testa, gambe, ci hanno messo soprattutto il cuore, che è quello che deve contraddistinguere sempre questa squadra e questa società. Quando Aramu ha colpito la traversa, cosa hai pensato? Ennesimo legno stagionale. No, mi sono buttato quasi a terra, però visto che la squadra c'era, la squadra era in partita, la squadra aveva il desiderio di andarsi a prendere questa vittoria. Poi a volte in queste partite così, così importanti, così difficili, serve anche un pizzico di fortuna. Noi la fortuna oggi ce la siamo andati a cercare. Con l'Ascoli adesso cambierei qualcosa? Ma con l'Ascoli noi dobbiamo partire da questo atteggiamento, perché dei segnali di ripresa io l'ho visti anche col Frosinone, anche se abbiamo perso. Bisogna partire da questo atteggiamento qui, da questa voglia qui, da questo cuore qui. Poi le partite sono aperte, sono tutte da giocare al di là dell'avversario. Noi cercheremo di esplorare questo play-out per rimanerci in questa categoria. Adesso si ripresenta l'Ascoli, cosa aspetta? Adesso ci saranno 180 minuti di guerra e dovremo essere pronti ad affrontarlo. L'avete affrontato che non è molto, cos'è che dovete migliorare rispetto alle partite che avete giocato 3 settimane fa? Il campionato è un conto, i playout sono altri. Noi dobbiamo vederle come l'ultima spiaggia per mantenere a tutti i costi la categoria. Campionato sono partite che purtroppo lasciano il tempo che trovano, dovremmo affrontarle con la cattiveria giusta. Con Gennaro cosa è cambiato a livello di allenamento? Penso poco, penso più alla testa. Ma Gennaro ci ha dato, il mister ci ha dato tanta intensità che ultimamente forse non avevamo trovato, non ritrovavamo negli allenamenti. Fortunatamente ci siamo riusciti a compattare e adesso speriamo bene.